Sebastiano Pin, allora 1-1 a Selargius in trasferta è buono, però guardando la gara 1-0 in vantaggio avete avuto almeno due o tre occasioni per chiuderla e forse è lì il rammarico più grande. Sì, il rammarico più grande perché probabilmente se c'era una squadra che meritava la vittoria ampiamente per quello che si è fatto in campo eravamo noi, però il calcio è questo. Purtroppo l'unica disattenzione che abbiamo commesso, che abbiamo regalato un calcio d'angolo, ci siamo stati puniti e abbiamo preso gol. Però ripeto, sono soddisfatto più che altro perché portiamo avanti un progetto valido dove anche oggi abbiamo schierato 5 under dall'inizio, parliamo di 95, stanno confermando a buoni livelli. La cosa piacevole è che stiamo raggiungendo la salvezza, quindi mettendoli in campo, e questo è, credo che stanno facendo un'esperienza importante. Ricordiamo un attimo, ogni settimana tu stesso ricordi che sono 5-6 fuori quota, però la testimonianza è la classifica che ha stilato la Lega Nazionale Dilettanti. Voi siete al primo posto con 110 punti perché utilizzate più giovani dei 4 obbligatori, quindi quella è la certificazione. Quella è la certificazione, anche se quella è provvisoria, perché poi nel primo score del campionato hanno fatto molto bene il Budoni e altre società, lo stesso Sant'Elia. Adesso noi stiamo puntando decisi a questo premio di valorizzazione, ma che, ripeto, è l'unica strada percorribile in tempi di crisi, in tempi di pochi danari. La fortuna nostra è che abbiamo dei grandi che sono delle chiocce importanti, perché questi ragazzi li fanno crescere, li seguono in ogni allenamento, è costantemente una loro crescita. Quindi per loro diciamo una bella ricchezza avere dei giocatori che hanno fatto carriere importanti, dai quali capire i segreti. Ripeto, siamo anche confortati dal risultato, che stiamo raggiungendo questa salvezza. Peccato per oggi perché probabilmente avremmo messo un tassello importante, però dai, alla fine bisogna accettare il risultato del campo, anche se c'è grande rammarico per quello che abbiamo creato. Ecco, giovani bravi, però hai come ricordato chiocce importanti, una di queste è Frau, un grandissimo gol, poteva segnare anche su punizione, ma lì il Pisano l'ha tolta dall'incrocio. Sarebbe stato il 2-0. Strepitoso, il loro portiere ha fatto un miracolo su una prodezza di Frau, quindi sul repertorio. E Frau sta dimostrando tutto il suo valore, ha fatto 11 gol, ha 35 anni, sta dimostrando che se in allenamento ti sacrifichi, ti impegni, probabilmente puoi essere un leader della squadra e trascinare il gioco. Decisivo in quell'occasione, probabilmente è stato anche aiutato dai pali, che spesso la fortuna serve. Ecco, hai detto bene, con la vittoria la salvezza quasi sarebbe stata quasi acquisita, non sembra vero, ricordando a 6 partite fa quando eravate dentro i play-out, sembrava che tutto dovesse andare storto. Siamo rimasti uniti. La cosa che devo sottolineare è che partite come quella che avete visto oggi ne abbiamo fatto, in quel periodo negativo ne abbiamo fatto altre. Prendendo pali, palloni che entravano in porta e non venivano visti dagli arbitri. Quindi ripeto, la cosa bella è che non ci siamo sicuramente piantati addosso, abbiamo sempre lavorato a testa alta, ma la cosa più importante è abbiamo sempre creduto in quello che è il nostro modo di andare avanti al lavoro, cioè di giocare a calcio, sviluppare il gioco, far crescere i giovani. E oggi i risultati parlano chiaro. Progetto valido quello del prodotto da scalcio e speriamo, ripeto, 8 partite, 8 battaglie, dobbiamo assolutamente quanto prima raggiungere la quota salvezza. Senti, Chico, il Selargius che hai visto oggi può raggiungere la salvezza? Io mi auguro di sì, ha dei giocatori importanti, e, tra l'altro mi hanno un po' sorpreso il fatto che Melis, un giocatore come Melis che è straordinario, poi come il nostro Frau, certo. Si è entrato a partita in corso. Poi in effetti il risultato l'hanno determinato loro, gol di Frau e gol di Melis. La frazione che è un valore aggiunto anche Melis per il Selargius, quindi io credo che con Melis, con un giocatore importante come Garau, in gli diversi, io sono sicuro che il Selargius, adesso non so se con la lotteria di play-out o direttamente, però sono sicuro che ha un ottimo tecnico, una società che crede nei giovani, come un po' come noi, quindi sono sicuro che... E l'augurio che vi faccio è di salvarsi al più presto e di rimanere insieme al portatore il prossimo anno e agli altri sani. Ecco, sei a Cagliari, rimarrai probabilmente a Cagliari, vedrai l'altro derby Sant'Elia Budoni? Rimarrò a Cagliari in vista dei miei genitori che sono lontani e domani se troverò qualche minuto probabilmente andrò a vedere Sant'Elia Budoni e soprattutto vado a salutare un allenatore che è il migliore secondo me qua in Sardegna, che è Bernardo Mereo. Che ha riacceso la speranza. Ha riacceso la speranza ed è pronto per questo miracolo. Mi farebbe sarei felice se riuscisse a centrare questo obiettivo, perché è una persona di grande spessore, di grande intelligenza, di grandi valori, di grande onestà. Io faccio il tifo
per loro, come ripeto, ci devo un po' per le Sardegne, perché cerchiamo tutti insieme di stare, perché è una ricchezza per la Sardegna, un bel patrimonio per la Sardegna calcistica, mantenere la Serie D. E valorizzare i giovani. I giovani, perché l'unico, in tempi di crisi è l'unica strada percorribile per abbattere i costi. Va bene, grazie Chico Pinna. Ciao, ciao a tutti.